A questo punto direi che c'è solo da provare il Toycon. Verifica Toycon in corso. Gira la manopola destra per iniziare. E... ok. Ah, ecco, salta. Vabbè, dai. Vediamo un po'. Corsa 1. Ah, metti in moto. Beh, giustamente. Vediamo un po'. Bene. Wow. Ah, ecco, quello si frena. Ah, non posso cambiare marcia. Vabbè, dai. È troppo complicato, dai. Era troppo complicato, se no. Ma va pianissimo, va? Con A si cambia la visuale, ma la tengo in prima persona. Molto, molto comoda. Mi piace la prima persona. Io non so se va piano perché... Facciamo accocciate, dai. Non so se va piano perché più di questo proprio è la velocità massima o se... Boh, non lo so. È particolare. Ah, ecco, c'è il potenziamento. Però scusatemi, se loro lo prendo anch'io. Alla fine rimaniamo sempre alla stessa velocità. Ah, ma se lo premo... Ah, più vado a fondo, più veloce, giustamente. Ah, un giro solo, un minuto. Vabbè. Sì. Vabbè, comunque, corsa 2. Mo ci provo ad andare più velocemente. Provo a girarla al massimo. Vediamo un po'. Eccolo, già, già sì, già, la differenza è tutta. La differenza è totale proprio. Wow, vabbè, dai, si vede. Tutta un'altra cosa, guardalo. Il boost, ottimo. Ma sono bombole di gas? Bombole di carburante? Non so. Ehi là! Ehi! No, devo dire che risponde benissimo ai comandi. È davvero sensibile la risposta. Accidenti. No, no, in mezzo alla yerba. Ah, ecco qua. Ci siamo. È davvero sensibile, è reattivo, molto molto veloce e sensibilissimo. Non è come il 3DS che se ti muovi di tanto non lo percepisce. Invece qua ti muovi di poco e già lo percepisce. E primo! Grande! Nuovo record! Beh, grazie. Ah, si ferma se lo lascio! Quindi per tutto il tempo dura. Oh, beh, vabbè, insomma. È buono, è buono. Corsa finale! Allora devo vincere a tutti i costi. Ah, ok, posso partire anche. No, non fa la sgommata. Vabbè, dai. È una cosa in meno, ma è skippabilissima. E sì, vabbè. Ok. Però questo percorso è abbastanza carino. Dovrebbe essercene forse. Perché ancora non lo so, una stella forse. E ho visto un ragazzo che ha scritto nel titolo: ho ricreato la Rainbow Road con il kit moto. Quindi ho detto: ok, devo subito creare il kit moto e creare la mia Rainbow Road. Però non lo faccio in questo video, lo faccio per conto mio. Poi magari, se c'ho voglia, soprattutto. E la. Ok, se c'ho voglia e se. Riesco a farlo. Poi se riesco a farlo carico il video, perché la Rainbow Road non l'ho mai nascosto quando giocavo a Mario Kart. È il mio circuito preferito. Attenzione! Rainbow Road del Nintendo 64. Non una Rainbow Road qualsiasi. Quella del 64, che poi purtroppo su Wii U... Ma impenna? Non sembra che impenna. Dopo ci riprovo, percorso dopo. Chiudi? E facciamo il percorso normale, Gran Premio normale. Eccolo qua. Perfetto. Gran Premio normale. Dai, che andiamo alla grande. Oh, questo è carino, c'è una mega salitona. Accendi la moto. Devo tenere premuto, ovvio. Volevo dire, no, sul Mario Kart 8. La Rainbow Road sta... No, Mario Kart 8, Mario Kart... Sì, vabbè, Mario Kart 8, ovvio. Su Mario Kart 8 la Rainbow Road è stata castrata in un solo giro e non è neanche fedele a quella originale.
hanno cambiato di molto. Sono primo e non ho proprio un distacco sensibile, perché comunque sia, vabbè, se loro prendono i boost, lo prendo anch'io. Potrei iniziare a staccare se tengo accelerato massimo. Per un breve secondo raggiungiamo i 100, ma si smoscia subito perché ovviamente non può reggere. Yeah! Buono. Il commentatore è un po' esaltato. Niente, nulla come Guido Meda. Guido Meda era un altro livello. Meow! Non so che verso ho fatto, non. Ehi! Non fateci caso ai versi che. Non so neanche io quello che sto facendo. Primo, infatti, dico, ma. Stavo superando il secondo! No, stavo superando il primo! Ero secondo da fini terzo, ma come? Stavamo proprio appaiati, stavamo. You got boost power. F0, grande gioco. Si vola, Martin Garrix. È un meme che non ho mai capito. Non faceva ridere a suo tempo, non fa ridere neanche oggi. Che poi si è presentato uno che era lui quello che faceva nella macchina Martin Garrix, ma in realtà non era lui. Si è scoperto malissimo. Sarà scomparso dalle scene ora. Vai, un altro tank di energia. Tipo i tank che aveva Samus in Metroid. Eccolo! Allora. Oh, e allora impenna, cavolo! E dillo, no? Dillo che impegni allora. Perfetto. Ora che posso impennare, impennerò sempre. Corsa finale. Intanto mi sgranchisco un attimo le dita perché sennò. Non è tanto a tenere il polso fermo. È le dita che, insomma, stai sul cartoncino, è quadrato, non è rotondo come il manico di una moto. Eccolo! Wow! Immaginatevi questo con il VR. Non ci sono giochi di moto col VR? Non lo so. Anche perché, sinceramente, spendere 600 euro per un VR mi pare un po' esagerato. A meno che non me lo mandano, e allora ok. Ma non ho tanti iscritti, quindi non servirebbe a nulla. E seconda cosa, comprare un VR della PlayStation non mi pare il caso, dato che devo spendere 300 euro per una PlayStation Pro. Perché se compri una PlayStation 4 col VR non ci fai nulla. Devi spendere 300 euro per la PlayStation Pro, altri 300 per il VR. Insomma, se devo spendere 600 euro, no. Preferisco comprarmi allora l'Oculus o l'HTC Vive. E camminiamo sull'acqua. Jesus Bike, cos'è? Questa era la moto di Jesus. Eh sì, perché i meme su Gesù ancora non sono morti, anzi vanno alla grande. Specialmente quando sei donna e ti dice come chiamiamo i Pokémon, la gente Gesù che non c'entra niente. Ma cose a parte, non nominiamo Sidonia invano o Gesù? Chi è che non devo nominare invano? Sidonia o Gesù? Gesù, sì. O, no, veramente è il nome di Dio che non si deve nominare invano, ma cose a parte. Andiamo, questo è l'ultimo Gran Premio. Corsa finale. Metti in moto. Perché ti spegni moto? Cioè, tra una corsa e l'altra non si spegne. Tra i Gran Premi, sì, ma attenzione! Siamo in 10! Questa sarà piuttostina. E invece no, guardalo! Subito in seconda posizione. Ah, no, no, devo prenderla larga. Devo prenderla larga, Cucci. Devo proprio fare giro largo e prenderli di fianco. E bam, mette via! Con l'impennata! Supera tutti! Ottimo, ottimo. Vai così, Andre Link, dai! Yeah! Mi piace. Ora posso mettermi qui, far prendere la scia a quei maledetti. Ma intanto io ho preso la volata. Così è buono perché una volta che prendi la volata, è fatta, hai vinto. Sto registrando con il gatto. Quindi dopo mi toccherà un attimo settare bene l'immagine per non avere un delay troppo grande tra io che muovo
il kit moto, il patacchio e il gioco che risponde ai comandi. Perché dico, lo ripeto, il delay è nullo. Come io giro questa gira, però sicuramente in video dovrò fare un minimo di attenzione. Questa è l'ultima gara allora. No, aspetta, questa è la seconda. Sì, la seconda. E che è qua? Facciamo Mario Kart? Ma vi immaginate anche Mario Kart con il kit moto? No, che figata sarebbe. Oppure Mario Kart col kit moto in VR. Lì Nintendo davvero stende proprio. Non è che vende, proprio fa proprio sold out. Non arriva a produrre. Ma perché Nintendo ancora non entra nel mondo del VR? È entrata con Switch, con i cartoncino, con Labo. Fate un VR, porca miseria. Possibilmente che non costi 14 miliardi di euro come gli altri. Corsa finale, bene. Questa è l'ultima proprio, non c'è un percorso segreto. Forse se. Stella, sì! Forse se arrivo primo in tutte le corse apre un gran premio finale, non lo so. La prima corsa sono arrivato ultimo perché non capivo come funzionava. No! Mezzo all'acqua, fuori pista, maledetto! Posso ancora recuperarla? Spero di sì. Percorso a stella, che sia una citazione? Boh. No, ragazzi, dai. Dovrei riuscire a prendere la scia di qualcuno, ma il problema è che siccome vado troppo veloce. Ok, oh, perfetto. Eccolo, grande! Ottimo, mannaggia sta moto grigia. Ok, forse riesco a superarle all'ultimo in impennata. Me li mangio. Assurdo! Come? Come ho fatto? È impossibile. Anche loro hanno preso il boost di velocità. Vabbè, io me lo prendo, cioè, per carità. È un po' lenta a ripartire la moto, eh. Non ha un'accelerazione egregia, però ci sta, ci sta. Dai, ragazzi, che siamo arrivati primi anche qua. Dai, oramai è finita. Spero. A meno che proprio non mi stanno appiccicati alle costole. E c'è una curva, vedo, che sicuramente sbaglierò a prendere. Quasi. Quasi. E impennate vince! Ehi! Bene, Cuggi, faccio Jesus Bike. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video. E come sempre vi ricordo in descrizione link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye!